Angelo Pagano, presidente della Pallavolo Etruria Corciano, un torneo, quello organizzato triangolare da voi in questo sabato 8 di ottobre con grandi protagoniste, insomma state cercando di fare le cose al meglio. Sì, sicuramente, io come ho già detto alla presentazione all'Urban qualche giorno fa, per noi questa è una grossa sfida, questo campionato di B1 che ci attende, sappiamo che è un campionato molto molto difficile e questo triangolare ovviamente è un triangolare di allenamento e serviva solamente per capire le nostre potenzialità, capire cosa possiamo essere, cosa soprattutto possiamo diventare durante il campionato, fermo restando che il nostro obiettivo primario rimane la salvezza sicuramente in questo campionato di B1. Avete invitato due grandissime squadre come la Despar Perugia e la Scavolini Pesaro, quindi noi, insomma, sicuramente state cercando di catalizzare l'attenzione anche su di voi, sulla promozione di questa disciplina nel territorio. Sì, effettivamente è così, è così. Noi appunto ringraziamo le società della Sirio e della Scavolini che pur avendo dei ranghi ridotti per il mondiale che sarà da qui a qualche settimana in Giappone, siamo stati comunque onorati comunque, anche ripeto se sono dovuti arrivare con delle formazioni ridotte, un organico diciamo ridotto. È ovvio che per noi questa manifestazione è più una manifestazione che tende diciamo a pubblicizzarci, a spingere le ragazze a praticare la pallavolo. Infatti io in quest'ottica spero anche diciamo che il mondiale ci porti bene, perché lo sappiamo che un mondiale fatto bene dalle nostre nazionali alla fine è sempre un grosso traino sia d'immagine che come numero di atlete. È una società quella della Pallavolo Etruria Corciano che sta crescendo, tante nuove pedine all'interno dell'organico, insomma è una struttura che sta guardando al futuro con ambizione. Sì. Ci stiamo muovendo e ci stiamo organizzando soprattutto perché noi siamo una società, al di là di una società giovane, che potrebbe anche essere relativo il discorso, è una società diciamo comunque piccola, ci stiamo strutturando e in questo momento è formata veramente da un gruppo di amici che hanno questa passione per la pallavolo. Muoversi sul territorio non è facile, non è assolutamente facile, sia perché ci muoviamo su un territorio piccolo, sia perché purtroppo questo territorio, essendo proprio piccolo, risente maggiormente di uno stato di crisi nazionale e quindi è difficile anche cercare sponsor, cercare quelle forze fresche, giovani e anche ovviamente che ci diano una mano da un punto di vista economico. Speriamo, il nostro obiettivo con questo triangolare è proprio quello di accentrare un po' di attenzione su di noi. E pare proprio che ci siate riusciti, complimenti. Grazie mille.